Buongiorno amici di Ant, pillole settimanali, quest'oggi le facciamo con un collega, amico, direttore, editore della Nuova Riviera, Emilio Lattanzi, per parlare di Samp, questa Samp che sta dando maggiori conferme, terza vittoria consecutiva in casa, stavamo insieme anche domenica l'altra a Fossombrone, che dire, una Samp che sta rispettando quelle che erano le premesse della vigilia, tutto sommato. Sì, salve, la Samp ha iniziato a fare la squadra che ha ambizioni di vertice di campionato, che sono quelle dichiarate in estate, una squadra che ha l'ambizione anche di proporsi come un'eventuale diretta promossa in Serie C facendo gli scongiuri. Domenica ha dimostrato di essere una formazione che è in grado di vincere una partita quando la vuole vincere, perché abbiamo incontrato un Roma City, parlo in prima persona perché certo, sono un tifoso anch'io, certo. Abbiamo incontrato il Roma City, che è una squadra che si è dimostrata ostica, rognosa, nonostante questo la Samp alla fine ha fatto un gol in più, certo. Ha difeso il risultato, ha sudato e è uscita dal campo con i tre punti, cosa che non era riuscita, dicevi, a Fossombrone, dove siamo stati la settimana precedente, e anche lì la Samp ha giocato, ha cercato di, anche in quel caso ha avuto di fronte a sé una formazione che comunque era stata ben messa in campo, una formazione che gioca a memoria, perché comunque parliamo di una squadra che ha dei calciatori che giocano insieme. Che viene dall'eccellenza, quindi esatto, che gioca insieme da tanti anni e che ha confermato domenica a Civitanova. Esatto, sanno come muoversi, e lì purtroppo i tre punti non sono arrivati, certo. Però sono arrivate delle buone premesse. A tuo avviso, Emilio, ti chiedo, è un caso che ci siano quattro marchigiane che stanno sotto al Chieti? Non è un caso. Molti non se l'aspettavano, sono tante squadre come Fermana, Ancona, Civitanova che stanno sotto. Sì, non è un caso, però diciamo che per fare questo tipo di discorsi forse è ancora un po' presto, perché il campionato è praticamente cominciato l'altro ieri, quindi siamo ancora all'inizio. Abbiamo visto anche l'anno scorso che insomma, certo, la Samp, certo, a un certo punto si è trovata sopra, poi è andata sotto. Io credo che verso dopo Natale si possono cominciare a tirare delle somme. Sperando di non fare, diciamo, le mancanze della passata stagione. Ma le premesse non facciamo gli scongiuri, le premesse non ci sono. Senti, ecco, al di là di questo, domenica si va a Castelfidardo, ma domenica ci stanno tre derby, anche perché ci sono nove marchigiane e quasi tutte le domeniche. Però ecco, come dicevi tu, penso che ormai la Samp abbia raggiunto quella consapevolezza, manca la vittoria esterna che potrebbe arrivare, perché la squadra è forte in tutti i settori. Con il rientro di Guadalupe siamo anche più quadrati a centrocampo, anche l'inserimento di Leonardo a fianco a Eusebio, insomma, dà maggiori garanzie. Rimane l'aspetto che Paladini è fuori, però c'è Mancinelli, lo stituisce bene, c'è questo ricorso per fargli, diciamo, accorciare le giornate, però diciamo che siamo propensi a dire che ci sono tutte le componenti per far sì che la Samp possa fare meglio dello scorso anno. Sì, ma soprattutto, guarda, noi domenica andiamo a Castelfidardo, andiamo a giocare con una squadra che comunque sta contro una squadra che comunque sta zoppicando, beh, ha fatto quella roboante vittoria, però insomma un caso un po' isolato, però abbiamo dalla nostra, credo, il fatto che li citavi tu prima, Palladini e Mancinelli sono due allenatori molto pragmatici, non commettono l'errore di sottovalutare l'avversario, esatto. Vanno a Castelfidardo con una squadra che comunque ha delle convinzioni, ha una percezione di se stessa secondo me molto più concreta rispetto alle precedenti trasferte, quindi esatto, ci sono tutti i presupposti per fare bene. Speriamo nel ricorso di Palladini, anche se sinceramente ci credo poco, anche se io ancora però non riesco a capire. Una giornata riesce. Eravamo a Fossombrone, io non riesco a capire quelle quattro giornate da dove sono uscite fuori. Anche perché eravamo presenti, non è che eravamo lì, io nessuno. Ero qua in campo, nel senso che sia in campo che nel tunnel degli spogliatoi, dove sono dovuto andare proprio per l'arbitro, perché dovevo riprendere un documento, io non ho visto succedere assolutamente nulla. Sì, che lui possa protestava per il fatto che nell'occasione del gol stava con i piedi dentro a campo la rimessa laterale. Però una giornata ci poteva stare, esatto, quattro mi sembra eccessivo. Comunque vabbè. Vabbè, Emilio, ti ringrazio, grazie, collaborazione che a tutti gli effetti, anche perché tra direttori ci si intende. Sì. Buona giornata e buon lavoro anche a te. Grazie, buon lavoro.